Può succedere a chiunque, così come è successo ad Elio. Un lavoro con tante responsabilità, una vita piena di passioni, tra cui le lunghe passeggiate sulla spiaggia per raccogliere le conchiglie. Era il suo tempo, un tempo frantumato all'improvviso da una diagnosi terribile, malattia di Alzheimer. Ma solo apparentemente la malattia lo sta portando via. Solo apparentemente la demenza può distruggere la sua identità. Sono cosciente che la malattia sta andando avanti. Sono cosciente che mio marito un domani, se adesso mi riconosce a tratti, fra un po' non mi riconoscerà più. Quindi sto cercando di trovare una sistemazione più idonea per lui, trovare una casa che sia una famiglia soprattutto per lui. Insieme possiamo realizzare il sogno di ogni famiglia. A Cicala, una piccola comunità nella Presila Catanzarese, daremo vita a una casa paese di tipo residenziale, dove la vita di 16 persone con demenza verrà rispettata e valorizzata anche nei tempi capovolti che impone la malattia. Una casa paese che, insieme al borgo amico delle demenze di Cicala, abbatterà quell'eccesso di disabilità che deriva da un errato contesto ambientale in cui spesso sono costretti a vivere le persone con demenza. Creeremo intorno a loro una quotidianità libera che terrà conto di ogni bisogno, abitudine e pensiero. Un luogo significativo per una vita finalmente ricca di senso anche nella fase avanzata della malattia. Questo borgo rappresenta il luogo perfetto in cui una persona con demenza può trovare intatto il suo spessore emozionale e quella identità che nessuna devastazione cerebrale può cancellare. Aiutaci con una donazione a costruire la Casa Paese per Demenze di Cicala. Per regalare a Elio, Serafina, Paolo, Francesco, Eugenio e a molti altri una vita che sia degna di essere chiamata tale. Grazie al tuo contributo, una piastrella con il tuo nome riempirà il muro del dono della Casa Paese. Perché da noi le emozioni diventano cura.